Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della pinza rivettatrice della PowerFix, che sarà in vendita alla Lidl da giorno 1 ottobre al costo di 6,99 euro. Questo modello in realtà io già lo possiedo da almeno un anno, vista l'imminente uscita. Allora ho deciso di recensirvela e farvi vedere come funziona, soprattutto come si comporta. Quindi iniziamo e vediamola da vicino. Viene venduta all'interno di questa custodia in plastica. In dotazione abbiamo pure dei rivetti con quattro misure differenti e poi sulla parte centrale anche quattro punte di trapano con le misure per poter utilizzare i rivetti. La rivettatrice ha il corpo in metallo nero con questa finitura martellata, un'impugnatura in gomma con questi rilievi antiscivolo. Ovviamente anche il sistema che ci permette di riporla in posizione di chiusura con le due leve strette, e sulla parte bassa, all'interno di una delle due impugnature, c'è questa chiave che ci permette di svitare poi gli insetti o le boccole per poter utilizzare il rivetto della misura adatta. Allora, vi anticipo che è una rivettatrice economica per hobbisti, non è nulla di professionale, infatti costa solamente 7 euro inclusi i rivetti ed incluse le punte di trapano, quindi capiamo che non è nulla di professionale, comunque ci permette in ambito hobbistico di poter rivettare con facilità senza dover ricorrere per forza a spese eccessive. Adesso proviamola e vediamo come si comporta. E allora, ovviamente dovrò tenere il rivetto fermo, altrimenti non arretrerà. Provo quindi a stringere e vedremo il rivetto che inizierà a contrarsi perché il chiodo viene tirato all'interno, fino a quando si staccherà e rilascerà solamente la parte finale, che sarà quella che poi nell'utilizzo verrà rilasciata all'interno del metallo. Quindi basta comprimere. E come vedete viene rilasciato il rivetto, poi dalla parte opposta viene rilasciato il chiodo che si stacca dalla boccola. Questa era la misura più grande che viene data in dotazione. Ora faremo una prova pure con una misura molto più grande. Ma vediamo di utilizzarla direttamente sul metallo. Ho già preparato una lastra con dei fori praticati con le punte in dotazione che sono perfetti come diametro. Quindi iniziamo dalla misura più piccola per procedere poi man mano con la misura più grande. Bisogna quindi cambiare le boccole che sono posizionate sull'impugnatura. Per fare questo utilizzeremo la chiave in dotazione oppure una normalissima chiave numero 10. Scegliamo la misura più piccola per poter decidere quale utilizzare. Possiamo prendere il rivetto, inserirlo all'interno delle boccole e vedere qual è la misura adatta. In questo caso, appunto, è la misura più piccola. Quindi basta svitarlo. Vi anticipo che quando è nuova, a volte è necessario forzare un pochettino per svitare e bisogna fare un po' di gioco nell'avvitatura perché la verniciatura può finire all'interno della stessa e impedire che si avviti correttamente. Questa manovra va fatta sempre con le leve chiuse perché sulla parte alta ci sono due pinze che sono quelle che tirano il chiodo verso dietro e che se vengono portate in avanti in questo modo andranno a strofinare contro la parte posteriore della boccola, quindi bisogna premere in modo che retino e questo ci faciliterà l'operazione. Quindi inserisco la boccola più piccola. Non è necessario stringere molto l'inserto perché comunque rimarrà in posizione, non è una parte soggetta a sollecitazioni. Quindi proviamo a rivettare in questo pezzo di metallo questo rivetto. Come vedete, riesce tranquillamente a tirare anche il chiodino piccolo. Paradossalmente, una rivettatrice ha più difficoltà a rivettare i rivetti piccoli perché il chiodo può slittare all'interno rispetto ai rivetti grandi. Il rivetto grande ha di contro il fatto che, essendo più grande, mette più in difficoltà lo sforzo della stessa, ma è uno sforzo limitato. Il chiodo cade dalla parte opposta. Passiamo al rivetto della dimensione successiva e lo posizioniamo accanto a quello precedente. Ovviamente con i rivetti piccoli basta poco sforzo e anche dalla parte alta è facile poter comprimere la boccola e quindi rivettare il pezzo. Per i rivetti più grandi ovviamente è necessario più forza, quindi bisognerà agire sulla parte estrema avendo una leva molto più favorevole. Adesso passiamo alla penultima misura, che
quasi la più grande di quelli che vengono dati in dotazione. E anche questo, con poche pressioni, viene rivettato perfettamente. Adesso proviamo con un rivetto più grande, quindi questo di qua, a rivettare questa volta due pezzi di lamiera a questo pezzo di metallo. Come vedete, è un rivetto davvero molto grande, di dimensioni abbondanti, e in questo caso per poter rivettare è difficile riuscire a stringerlo in questo modo, quindi è necessario utilizzare due mani oppure stringere direttamente utilizzando la leva dalla parte bassa in questo modo. Come vedete, si comprime perfettamente. Ed è riuscito a rivettare anche il rivetto più grande. La chiave in dotazione serve anche a fare manutenzione, infatti può capitare che la pinza, le due pinze nella parte interna abbiano bisogno del nostro intervento, o perché si incastri un chiodo all'interno o per qualunque altro motivo. Con la parte posteriore della chiave basterà girare questo pernetto in questo modo, che non è una vite, tirarlo dalla parte opposta, mettere un dito dietro perché c'è una molla che potrebbe uscire in questo modo. Dopodiché estrarre questo cilindretto che contiene la molla e le due pinze. Una volta fatto l'intervento di rimozione del chiodo o qualunque altra cosa, bisogna reinserirle con le due punte rivolte verso avanti. E nel 90% dei casi andranno a posizionarsi nel modo corretto. Dovrete vedere le due pinze posizionate in questo modo. Dopodiché far scorrere questo pezzo con questa parte a cuneo all'interno, e anche questo smuovendolo andrà a posizionarsi nel modo corretto. Dopodiché la molla. L'ultima parte consiste nell'inserimento nella parte posteriore, quindi c'è questa molla che sporge. Dovremo inserire questa parte, dopodiché spingere la molla nel suo alloggiamento. Possiamo utilizzare un cacciavite o qualunque altro oggetto che ci consenta di spingere la molla al suo interno. Quindi in questo modo, perfetto. Dopodiché possiamo ruotare nuovamente il pernetto e reinserirlo nella sua sede, facendo in modo che la parte piatta, perché una parte di questo pernetto è piatta, vada a contatto con la molla. Ok, adesso la rivettatrice è di nuovo pronta per lavorare. E allora ragazzi, cosa dire della rivettatrice della PowerFix? Vi ricordo intanto che la trovate a costo di 6,99 euro, incluso nella confezione ci sono i rivetti e 4 punte di trapano, economiche ovviamente. Com'è economica la rivettatrice? Essendo economica non ha molte pretese. Però riesce, come abbiamo visto, a funzionare bene, riesce ad inserire perfettamente i rivetti, non è destinato ad un utilizzo professionale, quindi in casa o in un laboratorio di un hobbista, una rivettatrice, se non l'avete, sicuramente tornerà utile. Io vi ho già recensito quella della Tac Life, che è un gradino superiore come qualità, costa di più, però obiettivamente è un gradino superiore, quindi se avete intenzione di fare dei lavori un pochettino più pesanti o frequenti, possibilmente magari comprate quella. Ma anche questa, possedendola da un po' di tempo e avendola sfruttata, quello che si può sfruttare una rivettatrice all'interno di un laboratorio di hobbista, quindi lavori occasionali, dover unire qualcosa in metallo, eccetera, sinceramente ha funzionato bene. Nulla a che vedere con rivettatrici professionali, abbiamo visto che il metallo è sottile, ma abbiamo visto che lavora bene. Quindi, detto questo, se vi serve una rivettatrice economica, questo è il suo funzionamento. A voi le conclusioni, se comprarlo o meno. Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se lo avete ritenuto utile, vi è piaciuto e vi ha fatto compagnia. Mettete anche il segno di spunta sulla campanella, ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!